Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. L'inaugurazione della sede della Cassa del Marino di Cento a Pieve di Cento, riportata agli antichi splendori dopo una chiusura forzata di 4 anni, causa i forti danni del sisma 2012 in piazza Andrea Costa, aperta nel lontano 1930, ha richiamato tantissimi cittadini di Pieve a rendere omaggio agli sforzi di Calicento, che unitamente all'amministrazione comunale pievese ha potuto mettere in campo un progetto misto pubblico-privato, unico nel suo genere, che ha consentito di accedere ai fondi regionali in materia di recupero edilizio. Tantissimi cittadini, tra cui tanti imprenditori, tra i quali spiccano due imprenditori storici del tessuto socio-economico pievese, Ugo Campanini e Giulio Bargellini. Ugo Campanini, oltre a confidarci che la sua famiglia è cliente della Cassa da diverse generazioni, può annoverare nel suo personale curriculum ben 10 anni di presidenza della Fondazione Calicento. Di Giulio Bargellini, oltre a essere note le sue doti di imprenditore, da ricordare che tra i pochi che è riuscito a vincere una causa per danni negli Stati Uniti, è noto per la sua filantropia nell'arte. Il suo museo Omaggi 900 di arte moderna, in questi ultimi mesi, in accordo con l'amministrazione comunale, ha ampliato gli spazi del museo. Ma sentiamoli al microfono di Marco Rabboni, che ha curato il servizio, che ha curato il videoservizio. Siamo insieme a Ugo Campanini, all'ingegnere Ugo Campanini, imprenditore storico di Pieve di Cento, con la sua azienda poco distante dalla piazza. Ingegnere, cosa possiamo dire? La Cassa di Risparmio di Cento è a Pieve di Cento dal 1930. La Cassa di Risparmio di Cento per Pieve è sempre stato un punto di riferimento molto importante e la comunità ha bisogno di punti di riferimento. Tant'è vero che è una grande festa il fatto che ritorni nella sua sede storica. La mia famiglia è cliente della Cassa di Risparmio di Cento da almeno 4 generazioni, per cui siamo fra quelli più vecchi clienti. E abbiamo tanti ricordi, però vorrei citare un episodio, una leggenda metropolitana che riguarda la Cassa di Cento. Mi raccontava mio padre che
si raccontava questo episodio, una persona che stava facendo un'operazione bancaria in una banca diversa dalla cassa, finita l'operazione si è sentita dire si rivolga alla cassa. Quello è uscito, ha attraversato la piazza ed è entrata alla Cassa di Risparmio di Cento. Questo non so sia vero o no, però è un fatto che è indicativo del fatto che la Cassa di Risparmio per i pievesi è sempre stata la banca di riferimento. Per tutti era la cassa e basta. E in questa sede è sempre stata veramente il punto di riferimento storico di tutti i clienti. Fra l'altro una banca solidissima che ha sempre rispettato i suoi impegni, come diceva il direttore, con grande prudenza e con grande correttezza. Quindi io sono contento di essere cliente. Ecco, ingegnere, come vede l'imprenditoria locale in questa situazione di crisi? Qual è il suo punto di vista? Beh, intanto noi, oltre alla crisi mondiale economica, abbiamo dovuto affrontare anche il problema del terremoto che ha colpito duramente anche la nostra azienda. Però rimboccandoci le maniche ne siamo usciti egregiamente e adesso cominciamo a essere più ottimisti. Tanto che noi personalmente abbiamo fatto investimenti importanti e quindi ci crediamo nel futuro e nella ripresa, direi imminente, dell'economia. Qualche sintomo positivo già ci arriva, quindi siamo più ottimisti di prima. Molto bene, ingegnere, ringraziamo tanto della disponibilità. Perfetto. Che sappia che cosa. Qui perché siamo in un momento, diciamo così, di quando sentiamo e però noi parliamo infatti diciamo di Vicento, di questa serie storica, sono qui a dire due parole in quanto sono qui come cliente della Cassa di Risparmio, ma ho trovato Taccuino TV che mi interessa molto, anche perché è da un po' di tempo molte televisioni si interessano di me. Un mese fa che ho inaugurato la nuova attività del museo, e vorrei tanto che veniste a trovarmi e fare un servizio. Io vi aspetto. Auguri. Ciao. Sì, perché ecco, perfetto. Ecco, ingegnere, il suo museo ha fatto un po', diciamo così, la storia di Pieve di Cento. È antesignano sul patto dell'arte contemporanea, l'arte moderna. Ce ne vuole parlare un attimo? Devo dirti che fra i musei privati, sono pochissimi nel mondo, il nostro è il più grande in assoluto, ha 9.000 metri espositivi, e che tutti i grandi musei che sono non privati sono tutte fondazioni. I musei privati sono pochissimi e il nostro è certamente uno dei più bei musei d'Europa, posso dirlo. Ci ho messo 30 anni a farlo. Venitelo a vedere, vi farò da cicerone. Grazie. Anche perché il suo museo nasce dalla sua passione. Ci ho fatto un grande investimento perché l'ho riempito con 4.500 opere. Uno si perde dentro, quindi bisogna che ci sia sempre una guida. Io farò da guida.